100 anni fa nasceva Italo Calvino. Italo Calvino non ci ha lasciato soltanto alcuni tra i più importanti libri del Novecento, anche grandi saggi critici, ma anche un paio di canzoni di protesta erano state musicate da Sergio Liberovici. E questa vena della protesta è una cosa che percorre tante zone della produzione di Calvino. Per esempio questo libro, forse uno dei suoi più importanti, Il Barone Rampante, che comincia con una vibrata protesta. Ho detto che non voglio e non voglio. Così comincia la protesta di Cosimo Piovasco di Rondò, giovane undicenne barone, che si rifiuta di mangiare la minestra di lumache. Gli fa schifo e, siccome non vuole mangiarla, prende, salta dalla finestra, sale sull'elce, un grande albero davanti a casa, e non ne scende più. Scenderai prima o poi, gli dice il padre. No, non scenderò mai. E lì comincia una vita tutta particolare, in cui dall'alto lui partecipa alla vita della collettività in qualche modo, ma sempre distaccato, ha grandi interessi, curiosità, lavora con i contadini per studiare l'irrigazione dei campi, studia le macchine, studia moltissimo, è pieno di libri, i suoi alberi sono coperti di piccole biblioteche, ma soprattutto riesce ad avere rapporti con la gente del luogo, con il brigante Gian dei Brughi, per esempio, persino con le truppe napoleoniche. Lo stesso Napoleone passa sotto il suo albero e lo saluta, anche un principe Andrei, generale russo che ha appena sconfitto le truppe napoleoniche. Con lui c'è un curioso scambio. Il generale dice che in fondo non sa neanche più perché combatte, e invece Cosimo può dire: io so benissimo perché sto qui, il mio obiettivo è quello di stabilire che il mio diritto, l'autonomia intellettuale, non sia che autonomo da tutti gli altri. Se c'è qualcosa che accade nella sua vita è anche un grande amore per Viola, una ragazza difficile, complicata, viziata, ma tanto sono grandi gli amori quanto spesso sono complicati e difficili da portare a termine. Ma io credo che questa sia stata anche una grande fiaba, una fiaba, diciamo così, illuminista, e come tutte le fiabe ha una sua morale. La morale della fiaba del Barone Rampante è che le proteste, la dimensione della contestazione, non possono limitarsi alla fiammata giovanile e poi spegnersi in un ritorno al conformismo abituale. Per riuscire a trasformare le cose bisogna che ci sia costanza, senso della sfida, bisogno di proseguire fino in fondo. E in questo Cosimo, quando sale sugli alberi, evidentemente non sta soltanto allontanandosi dalle abitudini un po' banali della famiglia, di fronte alla tradizione ormai inutile di un'antica nobiltà smarrita. Cosimo Piovasco di Rondò sale sull'albero per guardare le cose dall'alto e per trasformare il mondo. Solo in quel modo, con la coerenza e la continuità dell'impegno, le grandi proteste possono cambiare il mondo e trasformarlo in meglio.